Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Questa settimana vediamo insieme come io pianifico le mie settimane nella mia agenda in dimensioni standard. Allora, prima di tutto di solito prendo le mie pagine e le tiro fuori e poi parto semplicemente a scrivere i miei appuntamenti. Ovviamente non va alla memoria, ho tutti questi appuntamenti segnati su dei post-it che ho rimosso prima del video. Faccio questo perché così posso vedere subito che tipo di appuntamenti ho durante la settimana e quindi organizzarmi di conseguenza. Quindi prima utilizzo delle striscette di washi tape semplicemente per scrivermi gli appuntamenti e bloccare via quell'ora di tempo. Queste pagine che sto utilizzando sono un nuovo inserto che sto per lanciare sul blog e come sempre io testo gli inserti prima nella mia agenda, prima di poi rilasciarli, in modo tale che se voglio cambiare qualcosa sono in tempo e diciamo che solo usandoli ci si rende conto di cose che possono essere migliorate o cambiate. Vi faccio questa operazione di segnarmi tutti gli appuntamenti per tutta la settimana e se ci sono delle cose particolari che mi devo ricordare, per esempio in questo caso è pagare l'affitto il 5 del mese, utilizzo magari uno sticker o una flag giusto per fare in modo che salti all'occhio e non me lo dimentichi. La stessa cosa è sabato, mi devo ricordare che i negozi chiudono prima la mattina, quindi la mattina devo assolutamente andare a prendere il pane, una cosa molto stupida. Lunedì sono parte di un comitato organizzatore per una serata italiana nella mia università e quindi so già che spenderò gran parte del mio lunedì a andare a prendere le decorazioni, preparare i piatti, preparare la stanza, eccetera, eccetera. Quindi vado semplicemente a scrivere quello che ho da fare lunedì, cercando di distribuire le cose che ho da fare nell'arco della giornata e lasciando sempre del tempo prima e dopo, che nel time management sarebbe il buffer time, ovvero quel tempo in cui ti sposti da un'azione all'altra, è un tempo di transizione. Spero di non annoiarvi con queste cose basilari del time management, però insomma ho fatto un corso, quindi cerco sempre nei miei video di qui e lì mettervi qualche nozione che vi può essere d'aiuto. Vedete che la mattina di lunedì avrò una release, nel blog ci sarà un nuovo insert, quindi insomma me lo sono segnato e utilizzo dei header della Rincondren specialmente per tra virgolette, dare un titolo a altre liste, in modo tale che venga tutto un po' più ordinato. Io non faccio decorazione, tipo, vedete, utilizzo solo cose funzionali, utilizzo header per appunto aggiungere un titolo e utilizzo delle striscette di washi tape proprio per fare in modo che certe cose che devo fare quel determinato giorno mi saltino all'occhio. Poi tutto il resto che è più di routine oppure meno importante va ovviamente direttamente sulla carta, non faccio no white space decoration, non mi piace, non ne vedo l'utilità. Qui c'è una grande divisione del mondo planner, però appunto se a voi piace decorare, mettere le washi tape sugli anelli, eccetera, eccetera, fatelo pure, semplicemente ricordatevi che la funzione di un'agenda è quella di rimanere organizzati, quindi se vedete che a un certo punto non siete più organizzati e perdete molto più tempo semplicemente a scegliere la combinazione di washi tape, forse è il caso di andare un po' più sul minimalista e cercare un po' di tornare alla funzione originale dell'agenda. Detto ciò, come vedete io uso queste cose, semplicemente le limito. Ora sto andando a compilare le cose che ho da fare questa settimana, riguardo se mi manca qualcosa, cerco di capire se ho del tempo per fare delle cose che magari non devo proprio fare questa settimana, ma mi piacerebbe portare a termine. Faccio anche un goal setting, ovvero segno 3 o 4 cose che voglio assolutamente arrivare a fare questa settimana e poi durante la settimana farò in modo di rivedere questa lista, questa barra laterale e cercare di almeno finire queste 3 cose che non la barra dei goal.
Ecco, ora che ho finito di pianificare, appunto mi dedico un po' alla decorazione, ma senza perdere troppo tempo, e ho deciso di utilizzare queste striscette di washi tape. Come vedete, io non ho la silhouette, quindi molti sticker sono tagliati a mano semplicemente con un taglierino e li tengo in quella scatolina trasparente che ho trovato al tutto un euro. E li utilizzo per leader, quindi praticamente copro quella righetta trasparente bianca che ho lasciato bianca appunto nell'insetto per mettermi un po' di colore. Siccome mi sono già trasferita nella settimana nuova, che è all'interno del kit del mese prossimo, ho deciso di cambiare il colore di venerdì, perché appunto si passa un nuovo mese e ho deciso di fare questa cosa, però è una cosa completamente arbitraria. Qui sto cercando di decidere cosa voglio fare per sabato e domenica, alla fine ho deciso di fare così. Non voglio mettere un banner perché poi c'è troppo spazio per nulla. Qui sto cercando i miei stickers, questi qui sono di non mi ricordo chi, magari me lo scrivo un po' di informazioni e niente, segno, mi sono appena ricordata che io e mio marito vogliamo vedere un paio di film questa settimana e uno è Alice dietro lo specchio e lo vedremo di martedì e l'altro film invece è Libro della giungla che non abbiamo ancora visto e quindi lo vogliamo vedere di giovedì, quindi me lo segno giusto. Così so che queste non devo pianificare nient'altro. Ora inserisco i miei fogli all'interno dell'agenda e questo è il risultato finale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!